sapete che c'è il valore intrinseco, il valore, cioè quelli che ce la fanno, quelli che riescono a, come dire, a emergere nelle masse, perché un provino in televisione è fatto così, è fatto come siete voi oggi. C'è una marea di persone che albergano in una stanzona con dei fogliettini in mano, che vengono chiamati tipo dal dentista in una stanzetta, ci sono 4-5 persone sedute, dico prego, e questo fa la sua roba, dopodiché le faremo sapere, grazie, e questi escono. Sapete che cosa fa la differenza? E io vi assicuro che ne ho fatti di problemi. La personalità, non la bellezza, quasi mai la bellezza, che si dedica, è relativa alla faccenda, e la personalità fa tutto, la luce negli occhi delle persone, il fatto che ci credano o no, come si pongono di fronte a quello che fanno, e c'è una fonte, veramente ci sono delle persone che emanano una tale bellezza da questo punto di vista, che non è solo una bellezza fisica, è proprio una bellezza che immediatamente, io ormai ho capito dopo anni, noi ci guardiamo e diciamo eccolo qui, questo è lui o lei, subito, non è niente. E guardate un po', nel 99,99999% dei casi, queste persone qui sono persone che hanno esperienze speciali, leggono, hanno, diciamo così, un punto di vista diverso rispetto alla massa, eccetera, eccetera. Non c'è niente di peggio che, per esempio, io, per esempio, le scuole, una cosa che farei fare, io porterei le scuole a vedere i provini della televisione. Capireste, voi vedreste dei vostri colleghi dire accidica, quella sono io, oppure quello sono io, mamma mia, cioè questo è l'effetto che faccio quando mi presento davanti alle persone, questo è il punto, è la capacità. Vedete ragazzi, una cosa che impara un lettore è la capacità di guardarsi un pochino da fuori, cioè senza troppa consolazione, di essere un pelino più severo con se stesso. E chi è più severo con se stesso in generale ha un rapporto più equilibrato con noi, io credo che abbiamo finito, no? Sì, allora abbiamo finito, quindi una cosa di cui io ricordo molto bene, il problema di essere scrittori è che gli scrittori hanno purtroppo la memoria lunga, cioè si ricordano anche quello che vorrebbero dimenticarsi, però fa parte proprio del mestiere, un ferro del mestiere dello scrittore deve essere la memoria. Io me lo ricordo quanto era difficile essere felici alla vostra età. Sembrava facilissimo e poi in un secondo diventava tutto difficilissimo. E io non ve lo dirò che state vivendo l'epoca più felice della vita, che sono sciocchezze che dicono, nostalgici si sentono inutilmente vecchi, non è così. È un'età complessa, è un'età difficile perché dovete sperimentare la misura delle cose. Ci sono un sacco di cose che oggi vi sembrano fondamentali e che solo dopodomani vi sembreranno risibili, e cose che oggi vi sembrano risibili e dopodomani scoprirete che sono fondamentali. Ci dovete passare, nessuno di noi può fare in modo che voi non, che di risparmiarvi questa cosa. Per cui vi saluto e vi auguro di essere più felici possibile.